Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere la Panda 1269 cavalli. Il modello è quello vecchio nel 2016, è bianca. I LED di accensione, allora iniziamo dal baule. Tac. Adesso non guardate il casino, come vedete ci sta un passeggino e poco altro. Vabbè, oltre al casino. Beh, avevo finito questo copo di questa cappelliera, vedete con i dettagli molto belli, alcune finestre. Allora, adesso andiamo a vedere gli interni. Eccoci all'interno, volante abbastanza carino come disegno, vedete. Questa parte semi rettangolare, comodi braccioli, sento un po' la mancanza di spazio qui nella vaschetta, vedete qua per mettere una bottiglia, apertura porte e chiusura. Specchietti manuali purtroppo ancora, l'autoradio che non è che sia molto bella, la vaschetta per tenere gli oggetti, non riempitela troppo perché in curva cadono tutti. Il cambio stile familiare e le varie levette, il climatizzatore, l'attivazione del sito e la disattivazione, l'abbassamento e l'alzamento degli abbaglianti, il menu, la spia che ci fa sapere che l'airbag del passeggero è disattivato. Retronebbia e per scaldare dietro. Comandi del volante, bisogna abituarcisi. E il freno a mano che io trovo molto comodo e carino come cosa. Lì abbiamo gli altoparlanti, la maniglia, non c'è il guidatore, abbiamo lo specchio però noi, ma non il passeggero. Dettagli. Come vedete la scritta Panda, 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 Panda ovunque. Rifinita molto bene, i materiali sembrano molto solidi, ci piacciono. Guardate anche i sedili dietro. Lo spazio. Qui abbiamo altri richiami quadrati. Un po' scomodo per regolare il sedile questa levetta, si fa un po' fatica. Qui abbiamo la presa accendisigari, i vani portaoggetti che sono più dei portabicchieri. E adesso andiamo a sentire come si sente l'autoradio. Ti danno nozioni, religioni, valori, ti danno frecce da seguire verso l'alto come sulle spalle dei maggiori. E il risultato è che i ragazzi sognano di diventare velini. Come vedete l'audio è molto buono in questa macchina, anche perché essendo piccola si sente molto. Radio un po', ripeto, brutta, non ha molte funzioni, qui possiamo scegliere la radio. Qui abbiamo i vari canali preimpostati, vedete Radio Italia, Radio Baba Yaga, e qua possiamo modificare le impostazioni. Si può aggiungere l'aux comprandolo online, perché sarà difficile trovarlo nei rivenditori. Questo è il quadrante, molto semplice, molto stilizzato, con tutte le spie che servono. Vedete, qua abbiamo le cinture se sono allacciate o meno. In questo momento, se io dovessi partire con la cintura slacciata, bipperebbe, è uguale per il passeggero. Qui abbiamo il tasto per la disattivazione della serra, i vari comandi luci, abbaglianti, eccetera. Ecco qua.
vedete, questo è il contagiri. Qui abbiamo il computerino di bordo che ci dice tutti i dettagli della macchina, autonomia, distanza, eccetera. E qui abbiamo il nostro contachilometri che ci indica che non abbiamo la cintura allacciata. E quindi adesso passiamo alla prova in strada. Allora, come va in città? Vediamo. Rispetto all'appunto, il motore 1200 benzina è più scattante, consuma anche un pelo in meno, come è logico che sia, essendo molto più leggera e piccola la macchina. Sentite, adesso ho il finestrino giù. Andiamo piano su. Ecco qua, c'è anche l'indicatore che ci dice di cambiare marcia, siamo in troppo ai giri. Abbastanza isolato bene l'abitacolo, si sentono le ruote rotolare, un po' il motore si sente. Molto potente il climatizzatore, si ghiaccia quando si accende a freddo. Si riesce anche a fare dei sorpassi decenti, abbastanza divertente come macchina, anche essendo motorizzata con pochissimi cavalli. Allora, il giudizio finale, onestamente, visto che la Fiat Punto è scontata e viene 9.900, non capisco perché con 8.300 bisogna prendersi una... non capisco chi si prende una Panda, onestamente, con 9.000 euro. Quando con 9.9 può prendersi una Punto che è più spaziosa. È sicuramente molto curata nei dettagli, le plastiche sono belle, al tatto, eccetera. È un po' scomodo il baule, è carino guidarla, soprattutto quando devi andare in posti dove non c'è parcheggio. Molte soluzioni sono carine, mi piace come gestita, anche il cruscotto molto corto. È piccola, cioè per il prezzo che ha si può prendere qualcosa di più grande, però è molto sfiziosa come macchina. Sono gusti personali su sceglierla, su comprarla o meno. Sicuramente non si compra per l'aspetto economico, perché ripeto, con 1000 euro in questo momento si prende una macchina un po' più grande, anche se il motore non dà le stesse soddisfazioni. Quindi questo è il mio onesto parere. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo, cliccate mi piace o like e iscrivetevi al mio canale, a breve nuovi video. Un salutone ragazzi!